farsi largo la qualità artigiana anche per i dolci, colombe, uova di cioccolato, prodotti regionali. A rilevarlo è un'indagine condotta dalla CNA Agroalimentare. A Pasqua si prevede che su 8 tavoli italiani ogni 10 venga servito un dolce. Una famiglia su 10 farà spazio alle tradizioni della propria regione, ma farla da padrona sarà la colomba. Il fanese Andrea Urbani dell'Accademia Maestri Pasticceri d'Italia quest'anno ne ha sfornato un migliaio per 10 quintali di bontà. Da quelle classiche con scorze d'arancio a quelle al cioccolato fino alle colombe più particolari, ai frutti di bosco, al pistacchio con le amarene, alle fragole col cioccolato bianco oppure alle albicocche con amaretto e farina di mandorle. Ovviamente il Covid è un freno tirato per tutti, comunque la colomba artigianale sta spopolando, ti dico la verità, anche quest'anno nonostante tutto ci abbiamo delle richieste a gogo e il prodotto artigianale, quello di qualità, perché c'è una differenza tra il prodotto artigianale e quello industriale, perché oggigiorno ovviamente l'industria cosa ha fatto? Chiaramente si è armata cercando di fare un prodotto sempre più di qualità con materie prime di qualità per controbattere, diciamo così, il discorso della colomba artigianale. Però c'è una cosa che l'industria non può mai purtroppo mettere in campo, la manualità, quindi l'artigianalità proprio. E la differenza si sente, come oggi nel laboratorio di Andrea trionfa la colomba nella sua versione tradizionale. Ben 72 sono le ore necessarie per produrla, fondamentale infatti è la lunga lievitazione. In pasticceria gli ingredienti sono sempre quelli, zucchero, uova, latte, burro. Diciamo che la colomba è un prodotto ricchissimo di burro, ma l'ingrediente che fa la differenza è il lievito naturale, quindi questo lievito che viene preparato con solo acqua, farina e microorganismi che sono gli enzimi naturali, quindi che si moltiplicano e danno forza all'impasto. Un lievito che ha bisogno di essere rinfrescato ogni 4 ore, quindi dargli da mangiare, perché ovviamente dobbiamo dargli nutrimento, che per lui il nutrimento è la farina. Altro dolce in preparazione è la torta dedicata alla città di Fano, presentata in occasione del programma Sky Cake Star, una sfida tra pasticceri vinta dal maestro Urbani. Abbiamo vinto, diciamo, come miglior pasticceria della provincia di Pesaro, tengo a sottolinearlo perché anche se siamo famenesi c'è stata un po' di polemica. Vabbè, è una torta che ho voluto ideare dedicarla a Fano, perché ovviamente non abbiamo un dolce tipico. Abbiamo la moretta però che ci contraddistingue come unico prodotto del territorio, quindi nel dolce ho pensato di metterci della moretta. Infatti il dolce è composto da una base di un croccante, cioè due strati di pan di Spagna con all'interno una crema al mascarpone, un gelé di moretta proprio per dare questa sensazione di moretta e poi una mousse al cioccolato al latte, glassata come vedi con un tono bronzo per dare un po' l'idea dell'antichità. È ovviamente la Dea Fortuna, che è ovviamente il simbolo della nostra città.